Roma che insegue il Milan capolista a 5 punti, Juventus ad un punto dai giallorossi di Capello, partitissima all'Olimpico contro l'Inter di Alberto Zaccheroni davanti a 70.000 spettatori. L'Inter con Toldo, Cordova, Adani, Cannavaro ed Elbag, a centrocampo Kili Gonzalez, Farinós, Cristiano Zanetti e Xavier Zanetti, in attacco Adriano più Vieri. La Roma di Fabio Capello risponde con Pellizzoli, quindi Panucci, Zebina, Samuel, Candela a sinistra e poi Lima, Emerson, Dacure, Mancini, in attacco Totti in appoggio a Cassano. Dunque subito il primo intervento falloso di Mancini ai danni di Adani che termina a terra, calcio di punizione per l'Inter. Adesso il calcio di punizione si appresta a battere il portiere della formazione azzurra Francesco Toldo, mentre in avanti per l'Inter si vanno a collocare Adriano, Vieri più Kili Gonzalez e in appoggio ai due c'è Farinós. La Roma adesso sul settore centrale cerca di andar via Cassano ad Emerson, il pallone, il gol annullato per fuorigioco. Annullato per fuorigioco, ma abbiamo seri dubbi. Secondo noi Emerson era in linea. Splendido il pallonetto di Cassano, infatti così, Emerson in linea, il gol doveva essere convalidato. Totti non è assolutamente d'accordo ed ha ragione con questa decisione del guardalinee, del primo collaboratore di Rosetti di Torino, che è il direttore di gara di questo incontro. Era da convalidare il gol segnato da Emerson, splendido davvero il pallonetto smarcante di Cassano. Roma motivatissima, molto determinata, attacca sul settore di destra, vince il contrasto Kili Gonzalez, attende sul settore di sinistra Fabio Cannavaro, il lancio lunghissimo per il colpo di testa di Adriano chiude in qualche modo la difesa giallorossa, ma l'Inter riparte. Cross Adriano con il petto, palo sul sinistro palo, occasionissima per l'Inter, grande Adriano nel far scivolare il pallone dal petto sul sinistro, ha colpito di prima intenzione, nulla da fare per Pellizzoli, ha chiuso in qualche modo comunque sul primo palo il portiere della Roma, ma Adriano ha colto il palo più lontano alla sinistra appunto di Pellizzoli e dunque palo di Adriano con il sinistro, ma dobbiamo ricordare il gol annullato ingiustamente ad Emerson poco fa. Roma ancora, grande partita all'Olimpico davvero, ritmo molto alto, ancora Panucci, il cross lungo un po' per tutti, pallone che rimbalza un paio di volte prima di terminare la propria corsa al di là della linea di fondo. Dunque 0-0 tra Roma ed Inter. Roma però che continua a giocare nella metà campo nerazzurra, la squadra giallorossa, adesso l'Inter un po' in affanno, prova con Cordova, in avanti ancora Cassano, conclusione di Dacur. Chiude bene Francesco Toldo, Roma sempre pericolosa, bravo Dacur, molto bella la triangolazione, la sponda di Cassano per Dacur e poi il tiro di Dacur che ha costretto Toldo indubbiamente a un intervento abbastanza difficile. Sempre la Roma però a dettar legge, a comandare il gioco, Francesco Totti pizzicato da Cordova, poi da Cura, ancora il contropiede, pallone smarcante per Antonio Cassano, la conclusione, grande occasione sciupata malamente da Cassano, tu per tu con Toldo, ha toccato sporco il pallone, non è riuscito ad imprimere né la forza né la direzione giusta per poter beffare l'estremo difensore nerazzurro. Ancora la Roma con Cassano attivissimo in area di rigore, c'è una mischia con Toldo in uscita, riprende Totti che colloca in rete, ancora un gol annullato, ancora un gol annullato per posizione di offside, fuori gioco di Francesco Totti, ma Totti aveva ricevuto il pallone da un nerazzurro, incredibile all'Olimpico, due gol buoni secondo noi, mentre Totti, vedete, protesta vivacemente con il guardalin e questo gol secondo noi, anche questo gol doveva essere convalidato, anche questo gol doveva essere assegnato alla formazione giallorossa, fermato Totti per posizione molto molto dubbia di fuorigioco, in realtà era stato un nerazzurro a consegnare il pallone a Francesco Totti. Roma che non ferma il suo assedio, ancora in avanti Toldo con i pugni, Samuel, gol con il sinistro, ancora un gol e ancora, ma davvero non abbiamo più parole, annullato anche questo gol, Capello se la ride, annullato anche questo gol per carica sul portiere Samuel. Dunque è successo questo, Samuel ha cercato e ci è riuscito di anticipare il portiere dell'Inter Francesco Toldo, secondo noi l'ho anticipato in modo assolutamente netto, pulito, non è stato però di questo avviso, rivediamo proprio Samuel che anticipa pulito Francesco Toldo che era saltato in netto ritardo, lo ha anticipato con la fronte, poi ha inseguito il pallone
e lo ha collocato in rete. Dunque terzo gol buono annullato qui all'Olimpico, la formazione giallorossa, Capello che scuote la testa. Il regolamento, o se vogliamo la consuetudine, vuole che il giocatore che sta per colpire di testa debba saltare nel suo cilindro senza allargare le braccia per non disturbare l'intervento del portiere, e così ha fatto Samuel, è saltato proprio verticale senza allargare le braccia, colpevole invece Toldo che è andato sul pallone in netto ritardo, pallone che inevitabilmente gli è sfuggito, quasi è carambolato sulla testa di Samuel. Gol buonissimo secondo noi, dunque tre gol buoni annullati alla Roma, 0-0 tra Roma e Inter, ma davvero incredibile quello che sta succedendo qui all'Olimpico, che con la Roma che si sta facendo nettamente preferire. Inter che non riesce a coordinarsi, a trovare appunto il gioco, la fluidità soprattutto nel gioco, ci prova adesso rallentando, congelando soprattutto la manovra nel settore di centrocampo con Farinós, l'apertura per il capitano Xavier Zanetti. L'Inter però non è molto determinata, efficace invece il centrocampo e la Roma che ruba costantemente palla agli avversari, ancora Dacur evita con una finta l'intervento di Cristiano Zanetti, poi ancora la centro Cassano contro Toldo, gol, pallonetto, grande gol di Antonio Cassano esattamente allo scadere del primo tempo al 45esimo, e questa volta nulla da dire. Il direttore di gara indica immediatamente il centro del campo, gol buonissimo, 1-0 per la Roma al 45esimo, bellissimo davvero il tocco di Cassano che ha indovinato l'angolo alla sinistra di Francesco Toldo, e adesso Cassano sotto la curva sud imita un po' Toro seduto. Dunque soddisfattissimo naturalmente Fabio Capello, l'abbraccio di Francesco Totti, Antonio Cassano, del resto la Roma aveva realizzato tre gol buonissimi con Emerson, con Totti e ancora poi con Samuel, tre gol annullati dal direttore di gara Rosetti, e adesso però Cassano è stato bravo in netto ritardo soprattutto a Dani, ma anche Cordova non ha chiuso tempestivamente sull'ex barese, morbido il tocco di Cassano, pallonetto a scavalcare Francesco Toldo, anche Cannavaro ci è sembrato in leggero ritardo nel tentativo di chiudere su Antonio Cassano. Dunque 1-0 per la Roma, l'arbitro Rosetti che consulta il cronometro, c'è qualcosa, pochissimo da recuperare, mentre la Roma fa girare ancora il pallone, Inter in evidente difficoltà, Adani sventaglia il pallone in avanti, poi pallone che supera il centrocampo, ancora Rosetti che manda le squadre negli spogliatoi. Il primo tempo ormai si chiude su questo punteggio, 1-0 per la Roma sull'Inter. Squadre di nuovo in campo per l'avvio della ripresa che vede la Roma in vantaggio 1-0, ricordiamo i tre gol annullati ai giallorossi prima della rete di Mancini, il primo di Emerson, il secondo di Totti annullati entrambi per fuorigioco, il terzo di Samuel annullato invece per carica al portiere Francesco Toldo, tre abbagli della terna arbitrale perché le reti erano regolari secondo il nostro punto di vista, non c'erano gli estremi per ravvisare delle scorrettezze, Roma che si è fatta preferire per un maggior possesso palla, per un gioco più fluido, 1-0 per la Roma, l'Inter adesso che prova a replicare, ancora la chiusura, Vieri cerca e non trova però l'appoggio del compagno di squadra, ancora il colpo di tacco e poi la conclusione di Vieri che termina sul corpo di un avversario, Inter che adesso sembra molto più determinata in questa fase d'avvio della ripresa, esce bene Pelizzoli, blocca il pallone, la conclusione di Adriano, il sinistro, bello comunque il colpo di tacco smarcante di Bobo Vieri, e poi Adriano che ha trovato proprio sulla sua conclusione il corpo di Lima. La Roma in vantaggio per 1-0 sul settore di sinistra, adesso su quello di destra, rimessa laterale con Panucci non trova nessun compagno, prova adesso a servire, ci riesce Francesco Totti, uno dei migliori di questa sfida, l'Inter adesso si chiude ma è costretta a sbilanciarsi anche nel tentativo di pareggiare, il lancio lungo in diagonale di Vieri per Adriano, è costretta ad uscire con i piedi Pelizzoli, Roma che si schiera, ricordiamo, con Pelizzoli, Panucci, Zebina, Samuel, Candelà, a centrocampo Lima, Emerson, Dacur e Mancini, in attacco Totti più Cassano, adesso ancora la Roma, Francesco Totti, gol! La Roma che improvvisamente si riporta in avanti, Mancini, il destro vincente, raddoppio 2-0 al 18esimo, 2-0 per la Roma sull'Inter, la conclusione radente, il tiro secco di Mancini, del brasiliano Mancini, nulla da fare per Francesco Toldo,
è stato bravissimo Mancini nel superare in velocità Xavier Zanetti, nell'accentrarsi e poi nel bruciare il tentativo di parata da parte di Francesco Toldo. È stato anche spiazzato il portiere nerazzurro. Nulla da fare, gran raddoppio della Roma, ma splendida davvero l'azione personale di Mancini, che ha lasciato sul posto diversi giocatori, in particolare l'ultimo Zanetti, e poi la conclusione vincente. Dunque alla fine del primo tempo, al 45esimo il gol di Cassano, al 18esimo della ripresa il 2-0 firmato dal brasiliano della Roma Mancini. Roma padrona del campo, Inter in affanno, ancora la formazione giallorossa che insiste nella sua azione, l'Inter che prova ad imbastire una nuova azione, cambia settore di gioco, il pallone troppo lungo per Adriano, Inter che prova ancora ad impensierire la formazione giallorossa, la conclusione dalla distanza di Karagounis, il giocatore che è entrato al posto di Kili Gonzalez, il pallone che scheggia il palo alla sinistra di Pelizzoli, dunque Inter vicina all'1-2 con questa conclusione dalla distanza di Karagounis, il nerazzurro che ha preso il posto di Kili Gonzalez, è entrato anche Martins per Adriano. Rimessa laterale per l'Inter, il pallone termina fuori, lo raccoglie Cordova, deve affrettare le operazioni, lancio lungo per Martins, colpo di testa a schiacciare di Candelà, ancora un pallone in avanti, chiude Samuel su Martins, molto attivo il nigeriano dell'Inter, pallone ancora una volta in fallo laterale, rimessa laterale per l'Inter, Elbag in palleggio, adesso il pallone al centro, Martins, il nigeriano, la girata improvvisa e poi Vieri, il gol di Vieri, dunque l'Inter riduce le distanze, si porta sull'1-2, Roma sempre in vantaggio, ma per 2-1 il gol di Bobo Vieri al 28esimo, lestissimo nell'approfittare di un rimpallo a lui favorevole, ma è stato molto bravo il nuovo entrato, vale a dire Martins, il giocatore che ha preso il posto di Adriano, nel disturbare in qualche modo la composizione difensiva della formazione giallorossa. Il pallone che si è impennato è arrivato, ha scavalcato la testa di Panucci sul settore opposto all'altezza del vertice alto dell'area del portiere, è arrivato Bobo Vieri di prima intenzione al volo con il sinistro, ha collocato alle spalle di Pelizzoli, dunque partita che improvvisamente si riapre, anche se la Roma sta dettando legge qui all'Olimpico in questa sfida, adesso magari non riesce a trovare i giusti equilibri che avevano caratterizzato il primo tempo, la formazione giallorossa, Roma che riparte ancora con Francesco Totti, evita, esce dal guscio della formazione nerazzurra, il servizio è per Cassani, inseguito da Cordova, il fallo, la spinta di Cordova, l'intervento di Rosetti, vediamo la decisione del direttore di gara, cartellino rosso e a questo punto calcio di rigore per la Roma. Dunque intervento scorretto secondo Rosetti, quello di Cordova ai danni del giallorosso Cassano, spalla contro spalla, una spinta di Cordova ai danni di Cassano che è volato a terra, il direttore di gara Rosetti non ha avuto esitazioni, ha mostrato subito il cartellino rosso a colombiano Ivan Cordova e l'Inter è costretta a giocare in 10 questi ultimi 2 minuti della partita, punteggio che vede la Roma in vantaggio per 2-1 sull'Inter, decisione importante, manca pochissimo alla fine della partita, il fallo, la spinta di Cordova ai danni di Cassano, l'espulsione di Cordova che ha protestato a lungo insieme con i compagni di squadra, Inter costretta a giocare in 10, calcio di rigore per la Roma che viene affidato ovviamente al destro di Francesco Totti quando siamo ormai all'89esimo, ammonito per proteste anche Bobo Vieri, momento davvero difficile per la formazione giallorossa, c'è anche un applauso irridente di Bobo Vieri all'indirizzo del direttore di gara, rischia il secondo cartellino giallo e quindi eventualmente il rosso Bobo Vieri, non ci stanno i giocatori dell'Inter, calcio di rigore per la Roma proprio allo scadere, mentre scherzano anche un po' i due vecchi amici Bobo Vieri e Antonio Cassano, comunque tutto è quasi pronto per l'esecuzione di questo calcio di rigore, Toldo che guarda negli occhi Francesco Totti che prende un'adeguata rincorsa mentre qualche giocatore dell'Inter va a disturbare insomma l'esecuzione di questo calcio di rigore e Ivan Cordova sconsolato abbandona il terreno di gioco, spinta ai danni di Cassano, secondo Rosetti era l'ultimo uomo e dunque cartellino rosso per il colombiano, concentratissimo Francesco Totti, dà adesso le spalle a Toldo, si volta verso la porta, rincorsa all'altezza dei 16 metri dell'area di rigore,
in corsa perpendicolare, sta per partire il destro di Totti, gol 3-1 per la Roma sull'Inter. E Toldo, anche un po' sfortunato, aveva persino intuito la traiettoria del pallone, ci era in qualche modo arrivato, non è riuscito però a neutralizzare la conclusione dagli 11 metri di Francesco Totti, e dunque Roma che si porta sul 3-1. È davvero difficilissima l'impresa adesso per l'Inter, costretta a recuperare due gol nel giro di soli due minuti, tanti ne mancano al termine della partita. Il rigore vincente di Francesco Totti, ma dobbiamo dire che la Roma merita sicuramente questo successo. 3-1, e adesso vediamo come l'Inter cercherà, se avrà la forza ancora, di replicare sull'1-3. Rivediamo ancora Toldo che aveva indovinato l'angolo e però non ci è arrivato con la punta delle mani, ha soltanto sfiorato il pallone. Dunque 3-1 per la Roma, ancora l'esecuzione di Francesco Totti, tiro non molto angolato ma esecuzione ugualmente vincente. In festa il pubblico giallorosso, ancora l'Inter, ultime risorse, ultime chance, davvero scarsissime per la formazione allenata da Alberto Zaccheroni. Cristiano Zanetti batte all'improvviso, Bobo Vieri cerca il corridoio, cerca lo spazio, si incuna nell'area di rigore, il cross, l'intercettamento, c'è qualche esitazione da parte del portiere della Roma Pellizzoli, poi in qualche modo il pallone viene allontanato dall'area di rigore, c'è un fallo di mano del capitano dell'Inter Xavier Zanetti, calcio di punizione per l'Inter quando siamo ormai allo scadere. Anche un po' così malinconico l'espressione di Zaccheroni, mentre Cassano prova ad andar via, Delve che ci riesce, la finezza di Cassano, pallone al centro, Mancini, 4-1, Inter in ginocchio, 4-1 al 90esimo, la finezza, il numero di Cassano, colpo di tacco interno che ha lasciato sul posto il danese Elveg, ha alzato la testa, ha visto che stava per sopraggiungere il brasiliano Mancini, al 90esimo il tocco di Mancini, pallone in rete, 4-1 per la Roma. Roma davvero dalle mille risorse, dal 2-1 al 4-1 in un minuto, pensate, due gol. Niente da fare per l'Inter che esce ormai sconfitta dallo Stadio Olimpico. Straordinario il numero di Cassano, grande giocatore in possesso di un bagaglio tecnico davvero ragguardevole, il colpo di tacco interno con il destro, poi il rimpallo favorevole, Elveg che non ce l'ha fatta a recuperare, il passaggio in orizzontale all'interno dell'area del portiere, arriva Mancini, tocco facile, facilissimo per il brasiliano, si distende in tuffo Francesco Toldo, nulla da fare per lui, 4-1, Roma davvero devastante, 4 gol all'Inter di Vieri e Adriano, Zaccheroni a testa bassa, curva sud in visibilio e giallorossi naturalmente in trionfo, 4-1, Olimpico in festa. Tutto è ancora possibile guardando alla classifica, il Milan soprattutto è avvertito. Arriva qui il triplice fischio di Rosetti.